tempesta di fine estate particolarmente fredda che sa già di inverno. Boris, questo è il nome dato dai meteorologi, come previsto e annunciato, è arrivato sul nostro paese portando con sé un abbassamento notevole delle temperature, tanto che sulle Alpi è comparsa la prima neve. Forti piogge invece sul resto della penisola e tra oggi e domani sono tante le allerta meteo idrogeologiche. Attenzione alta soprattutto in Lombardia, Veneto e Romagna, ma già oggi l'arrivo della profonda depressione che sta scendendo attraverso l'Europa centrale carica di aria fredda ha causato notevoli disagi soprattutto nei territori più fragili, come a Gragnano, in provincia di Napoli, dove la montagna, privata dei boschi devastati da un incendio il mese scorso, è franata fino al paese. Ormai pesavano, pensavo che erano la grandine come l'altra volta, due o tre anni fa. E mi sono affacciata fuori e ho visto che salava, che scendeva, un bacio muro, l'altro vicino alla porta della casa mia. Ci morte paura, sto ancora tremando, non vi dico la paura che mi fa testa adesso. Situazione difficile anche in Friuli Venezia Giulia, con piogge intense ovunque, venti molto forti, mareggiate in Toscana, qui siamo a Livorno, allerta gialla fino a domani in Campania. Really cold. Molto frio. Ha colto tutti di sorpresa invece l'abbondante nevicata, al passo Selle, al passo Gardena, i primi fiocchi sono comparsi attorno alle 12 per poi diventare una vera e propria nevicata nelle ore successive. Qualche disagio per auto pullman bloccati lungo le strade dei passi, ma anche tanto divertimento per i turisti arrivati per le ultime passeggiate d'estate e accolti invece dalla prima nevicata d'autunno. Bellissimo, un po' di disagio ma è bellissimo, meraviglioso. E siamo partiti anche in abbigliamento estivo e quindi improvvisa però bellissima. Sapevamo che avrebbe nevicato e siamo venuti su apposta in alto per vedere la neve. Il più divertito è lui, che è la prima volta per lui che vede la neve. L'uragano Francine sta investendo la Louisiana. Dalle immagini satellitari è evidente che sta continuando la sua traiettoria nel sud degli Stati Uniti e che le condizioni meteorologiche estreme sono destinate a peggiorare. Il Centro Uragani Nazionale ha invitato la popolazione a restare in casa, lontana dalle finestre. Più di 260.000 case la notte scorsa sono rimaste al buio, senza elettricità. Le previsioni dicono che l'uragano Francine provocherà inondazioni improvvise, tanto che molte comunità della Louisiana hanno annunciato ordini di evacuazione. La popolazione è nel panico per quello che accadrà nelle prossime ore. Quest'estate è stata già segnata da 3 uragani che hanno provocato decine di morti. La paura è che possa ripetersi quanto avvenuto nell'agosto del 2005, quando l'uragano Katrina causò oltre 1.800 vittime.